Tu non sei accorto? Avete delle entità qui dentro. Buon Dio, no. Sono intrappolate nel campo di contenimento. Aiden? Sei tu, Aiden? Se è uno scherzo non fa ridere. Perché mai Aiden sarebbe qui? Perché sono è lì. Che c'è, Aiden? Dov'è Jody? Portaci da Jody, Aiden. Facci strada. Sole nero. Il sole nero. Il condensatore nella Repubblica del Kaziristan è stato distrutto e il varco è ora inaccessibile. Siamo l'unica nazione con accesso all'inframondo. La situazione apre a nuove strategie e a nuove prospettive militari. Non sapevo. Attueremo nuovi programmi per scoprire potenziali risorse e sviluppare quindi applicazioni militari. Immaginavo. Abbiamo già trovato il modo di legare le entità a soldati umani ed è solo l'inizio. La questione è molto più importante dell'esplorazione spaziale o dello sviluppo nucleare. Abbiamo scoperto un nuovo mondo. Un mondo tutto da conquistare. Che cazzo dovete conquistare? Questo segna l'inizio di una nuova era per il nostro paese. Certo, certo. Un nuovo modo per autodistruggervi. Solid Snake. Big Boss. Andiamo a trovare Big Boss, dai. Dai, sono la tua Eva. Quelli del Pentagono ti hanno delusa? Ho fatto quello che volevano. Non è più un problema mio. Abbiamo fatto la nostra parte. Abbiamo fatto la cosa giusta. All'umanità non serve una terza guerra mondiale. Io cosa non farai adesso? Non avevo fatto quella scelta. Porca miseria, troppo veloce. Amici. Non lo so. Mi serve tempo per poter riflettere. Capire cosa voglio davvero. E tu che farai? Beh, la CIA ha pensato a sistemarmi. Stipendio, auto di lusso, partite a golf. Non ho ancora accettato, ma ci sto pensando. Senti. Jody, so che tra noi non è stato facile. E io non ho agito sempre nel giusto. Ma forse possiamo ricominciare. Costruire qualcosa insieme. Dopo tutto, quello che abbiamo passato forse ne vale la pena. Non sono pronta. Forse mi serve tempo. Mi dispiace, Ryan. Sì, capisco. Ma comunque vada, ricorda che per te ci sarò sempre. Ah, eccoti qua. Nathan ti sta cercando. Vieni, ti accompagno in ufficio. Ciao, Ryan. Oh, a proposito, in ufficio c'è una bottiglia di ottimo scotch che ti aspetta. Ci vediamo là? No, grazie, ma no. E dai, non farmi bere da solo. È un'ottima bottiglia. Ti vengo a cercare io, ok? Andiamo, Jody. Le abbiamo detto, non lo so. Ovvio, Jody ha bisogno. Non è una ragazza normale.
Non sono scelte facili da fare. Certe decisioni sono dure, Jody. Spero tanto di non sbagliarmi. Fai ciò che ti dice il cuore e prenderai la decisione giusta. Mi sa che stiamo comunque arrivando io agli sgoccioli del gioco. Siamo arrivati a quasi alla fine. Non so, me la sento. Ok, siamo arrivati. Quando finisci verrò a prenderti. Ok. Qualsiasi cosa dica Nathan, sta attenta. Eh? Perché mi ha avvertito? Avanti! Jody. Che bello vederti in forma. Io ho fatto la mia parte. Adesso tocca alla CIA. E per quanto riguarda la CIA, tu non esisti più. Ora sei Elizabeth North. Nuova identità, nuova vita. Sono $500,000 per i servizi che hai reso. Ti aiuteranno a ricominciare. Voglio una vita nuova. Non voglio qualche cosa che mi ricordi quella vecchia. Prima che tu vada, c'è una cosa che devo chiederti. Quando mia moglie e mia figlia sono morte nell'incidente 15 anni fa, anch'io volevo morire. Ho pianto molto, sbattendo la testa contro il muro, cercando un perché, perché. Perché loro. Non potevo più stringerle a me. È come una ferita che non si rimargina mai. Ma poi sei arrivata tu. E allora ho capito che loro erano ancora qui, vicino a me. Solo che io non li vedevo. Che sta cercando di dirmi? Il governo mi ha dato tutto il necessario per studiare l'inframondo. A loro interessavano le applicazioni militari. A me interessava rivedere la mia famiglia. Mi ci sono voluti anni. Ma alla fine sono riuscito a creare questo. Ma che cazzo? Ciao, tesori miei. Ellen. Paura. Mi mancate così tanto. Vengo a trovarle tutti i giorni. È impazzito. Presto saremo insieme.
Sto lavorando a un condensatore modificato, in grado di comunicare con le anime dell'inframondo. Parlare con i morti, Jody, te lo immagini? Che cosa vuoi da me? È andato fuori di testa. Mi aiuti a parlare con loro. Voglio sentire le loro voci, dire loro che cosa sto facendo. Solo finché dura la mia ricerca. Sei l'unica persona che può farlo. Nathan. No. No. Non puoi chiedermi questo. Io non sento le loro voci da 15 anni. Dal giorno in cui le ascoltai grazie a una bambina. Tu. Per favore, Jody, fallo per me. Dammi le mani. Ancora. Sei mancata tanto. Ti prego, lasciaci andare, Nathan. Ci stai facendo soffrire. Devi lasciarci andare. Devi lasciarci morire. Tu. Bugiarda. L'hai detto tu, non l'ha detto Helen. Mi stai trattenendo qui. Sono lacerate a metà tra i due mondi. No, non ci credo. Stai mentendo! Io so che vogliono stare con me! Loro vogliono stare con me! Stanno soffrendo, Nathan. Se tu le ami, se le ami veramente, devi trovare la forza di lasciarle andare. Non puoi ingannare la morte! Ingannare? La morte è niente! L'hai capito? Niente! È partito. Addio, Nathan. Spero troverai la pace. Andiamo via. Non abbiamo più nulla da fare in questo posto. Quanto prima meglio è. Salve, Jody. Lieto di rivederti. Come mai non mi spisco? Ci hai messo in una situazione difficile, lo sai. Non possiamo liberarti. E nemmeno ucciderti. Chissà cosa faresti dall'altra parte. Pertanto la soluzione è una sola. Ti inietteremo un neuroacido che ti causerà un irreversibile coma. Proprio come facciamo fatto con tua madre. Pezzi di merda. Un discreto e elegante modo per concludere la nostra collaborazione. Addio, Jody. Ti saremo eternamente grati per il tuo aiuto.
Javi. Tu mi hai aperto gli occhi, era talmente ovvio, ma non volevo vedere. Aiutami, Nathan. Realizzerò il sogno più antico dell'umanità. Nessuno dovrà mai più morire e nessuno dovrà mai più separarsi da chi ama. Io voglio disattivarlo. L'inframondo si riverserà nella nostra dimensione. La vita e la morte unita in un solo mondo. Dall'altra parte non ci sono solo anime. C'è la morte. Ho sconfitto la morte, Johnny. Sono sicuro andrà. Andrà tutto bene. Devi fidarti di me. La fine di questo mondo. Se la smettiamo. Sei troppo debole. Trova una soluzione. Chiama aiuto. Presto. Dov'è il resto della tua squadra? Ah, Vince e Nick. Permesso di 3 mesi. Conoscendoli saranno su qualche spiaggia esotica. Ah, come l'invidio. Avrei un paio di email da inviare. Ti spiace se lo faccio prima del nostro brindisi? No, fai pure. Ok. Te ne accorgere, Cole? Ryan. Oh, Ryan, almeno tu, cavolo. Tu non sei accorto? Avete delle entità qui dentro. Buon Dio, no. Sono intrappolate nel campo di contenimento. Aiden? Sei tu, Aiden? Se è uno scherzo non fa ridere. Perché mai Aiden sarebbe qui? Perché sono è lì. Che c'è, Aiden? Dov'è Jody? Portaci da Jody, Aiden. Facci strada. Venite, venite. Bene, e adesso? Di qua. Guarda laggiù. Ok, ho capito. Veloce, veloce! Vuoi che prendiamo l'ascensore, così? Beh... Livello 4.
This way. Merda, una guardia. Tranquillo, ci penso io. Serve aiuto? Cole Freeman, autorizzazione di livello 3. Lui è con me. Spiacente, signor Freeman, ma lei non ha l'autorizzazione per accedere a questo livello. Oh. Beh, forse può fare un'eccezione. Volevo solo mostrare al signore... Mi dispiace. È un'area a livello 4, riservato. Lei non ha le credenziali idonee. Dobbiamo superarlo, Aiden. Interno 42, pronto? 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 Cosa possiamo farlo distrarre questa guardia? Ah, eso sì. Ehi, chissà che male. Non... Presto, Aiden. Portaci da Jody. Si è mosso qualcosa. Bene. E adesso? Eccola. Jody è qui? Jody! Presto! Presto! Nathan! Vuole disattivare il campo di contenimento. Cosa? Ma perché fare una cosa simile? È impazzito! Crede di far tornare la sua famiglia. Dobbiamo fermarlo subito. Troppo tardi. Troppo tardi. Il campo di contenimento. Dio Dio, l'ha fatto. L'ha fatto. Abbandonare subito l'edificio. Serve aiuto. Ripeto. No. Abbandonare. No, sto bene. Sto bene. Andiamo, 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 andiamo. Da questa parte, no! Vai in fretta! No! State qui! Dobbiamo evacuare l'edificio! Ora! Dobbiamo uscire! Sapevo! Tutta colpa a loro! Cosa è successo? Esci di qui! Il campo è spento! Non voglio morire! Morirete tutti, cazzo! Forse c'è ancora un modo per riattivare il campo. Sempre che non sia troppo tardi. Mamma mia, massacro. Presto, via! Lo scudo non funziona! Ma vatti a fanculo, va! Ha disattivato il campo! Devi distruggere quei maledetti mostri subito! Dovrei ucciderla, Olaf. Ma nell'inframondo non c'è posto per un figlio di puttana come lei. Sì, cazzo! Ti levi di mezzo! Tirami subito fuori di qui, Clayton! Agente Clayton, questo è un ordine! Bene, cazzo! La consideri come le mie dimissioni. Pezzi. Tu per primo pezzo di merda. Non ora.
posso fermare il condensatore o riattivare il campo. Non possiamo fare niente qui. Andiamocene finché siamo ancora in tempo. Un momento. Forse c'è una possibilità. Sarebbe? Presto, non c'è più tempo. Che cosa fai? È un campo di contenimento portatile. Dovrebbe permettermi di raggiungere il condensatore e attivare l'autodistruzione. Forse in questo modo potremo chiudere il varco. È rischioso, ma non ho altre opzioni. Sai che è una pazzia, Cole. Dobbiamo lasciare che siano i militari a sistemare il loro casino. Jody, no. Cole ha ragione. Non abbiamo scelta. Che fai? Ho sempre voluto morire con Shai. Che figata questa posizione. Il sole nero è al centro della cupola. Nessuno c'è mai stato prima, perciò non sappiamo cosa troveremo. Quanto tempo all'attivazione dell'autodistruzione? Il sistema è progettato per il controllo da remoto. L'esplosione sarà praticamente istantanea. Non faremo ritorno. Andiamo verso la nostra morte. Il condensatore si trova oltre quella porta. Abbiamo compagnia. Beh, non ci hanno ancora visti. È la nostra unica chance. Cazzo. Speriamo sia così. La nostra gita nell'inframondo non durerà a lungo. Aide, non farti scoprire. Non siamo morti. Aspetta, aspetta, aspetta. Jody, non devi avvicinarti troppo. Andiamo! Cazzo! Come ho visto, mi ha visto, porca troia! Ci vedono! Via! Corri, 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 corri! Porca troia! Jody, stanno arrivando! Jody, no! Oh. Andiamo, 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 andiamo. Non possiamo lasciarla con le qua. Mi dispiace, principessa. Dovrai continuare senza di me. No, non se ne va. Io non ti lascio qui. Trova il sole nero, Jody. O nessuno si salverà. Ha ragione. Coraggio, Jody. Non voglio curare. Mi dispiace. Non voglio che muoia. Aiden ha fatto il possibile. Va bene ragazzi, ci fermiamo qui. Questa è stata un'altra puntata di Beyond Two Souls, no. E magari ci vediamo alla prossima puntata, gamers. See you. Cazzarola.
Non ti spaventarti? Più veloce.